tema di sicurezza, quali sono le istanze e gli auspici da rivolgere al nuovo governo? Di tenere i temi della sicurezza ai primi posti, di far sì che le conquiste che sono state, si sono realizzate nel tempo non si disperdano e che, siccome tutto è migliorabile, tutto è possibile portare ad ulteriori traguardi, proporsi ulteriori traguardi. Su tutti credo riconquistare la fiducia della gente. Il tema della percezione della sicurezza non è soltanto un elemento psicologico, ma è anche una condizione che molte realtà del paese vivono, e in questo, in una sorta di inversione di non di tendenza ma di percezione, cioè ci sono realtà del paese che hanno standard maggiori rispetto ad altre realtà del paese, e questo non deve spingere noi, che abbiamo la responsabilità di garantire la sicurezza, che cose che sono tollerate in altre aree del paese possano necessariamente essere tollerate in altre, e quindi dobbiamo modulare il nostro essere sul territorio accogliendo e prestando l'orecchio a quelle che sono le istanze delle comunità, ogni realtà ha una sensibilità sua propria, e credo che le forze di polizia debbano sempre e comunque intercettare queste richieste di sicurezza, come ogni territorio sa e vuole declinare.